abbiamo con noi il dottor Alessio Borrelli, buonasera. Buonasera a tutti. Cardiologo, e parleremo di aritmie, o meglio del trattamento delle aritmie cardiache. L'aritmia è qualcosa che, come dire, anche a livelli, in gradazioni anche relativamente così basse, molti di noi hanno conosciuto. Assolutamente, diciamo dal semplice innamoramento di quando ti batte il cuore all'extrasistoli di quando si esagera un pochettino. Quindi è corretto tecnicamente definirla un'aritmia quella? Beh, direi di sì. Il termine specifico aritmico dalla A deriva che tutto ciò che è diverso da una cosa ritmica è aritmico. Poi da qui ci sono diversi gradi. L'alfa privativo, perché ha studiato il greco, tante robe. La professoressa, insomma, la ringrazio, professoressa Diago, ancora mi è rimasto qualcosa. Certo, di cui diversi livelli, dalla semplice extrasistole a carattere benigno, alle aritmie sintomatiche, aritmie pericolose per la vita. Quindi andiamo da tutti i gradi possibili. Certo, ovviamente bisogna fare attenzione e prevenzione, in particolar modo per le persone magari che hanno una certa età o che hanno avuto dei problemi anche, non so, correlati, no? Che possono provocare. In realtà ci sono dei fattori che predispongono, sì. Quindi esistono diverse aritmie che vanno dalle aritmie del giovane, dell'atleta, di colui che non ha una patologia cardiologica ma semplicemente un cortocircuito all'interno del cuore, e che spesso purtroppo può condizionare la qualità di vita e addirittura anche l'attività sportiva, tanto che nelle linee guida del COCIS ci sono delle limitazioni per gli atleti sportivi, e per esempio hanno un fascio accessorio, il famoso Wolff-Parkinson-White, che se non trattato, se con delle caratteristiche particolari, può addirittura compromettere la capacità di fare l'attività agonistica. Importante. O addirittura le donne pianificano una gravidanza e che hanno episodi di batticuore, e il cui trattamento in gravidanza è molto difficile perché abbiamo delle limitazioni di terapia farmacologica, e un trattamento invece interventistico può essere risolutivo e prevenire problematiche. Alle aritmie degli anziani o dei pazienti hanno avuto la patologia cardiologica, però comunque c'è una componente genetica, possiamo dire. Sulla genetica sono alcune abbiamo genetica. Comunque hanno delle predisposizioni, assolutamente, no? Sì, dei fattori di rischio, le predisposizioni che possono più o meno sottendere una patologia cardiologica, può far sviluppare delle aritmie. Esatto. Come ce ne accorgiamo? Alcune sono del tutto asintomatiche, ce ne accorgiamo appunto Occasionalmente. Faccio un esempio: coloro che sono più abituati a un'attività fisica come i ciclisti, attività di resistenza, talvolta dicono: no, io non ho avvertito niente. Sì. Poi dagli apparecchietti che registrano il battito, battiti 200-220 battiti. Altri sono sintomatici addirittura a una semplice extrasistole, un battito che è al di fuori della norma, lo avvertono come qualcosa di drammatico. E per cui è molto soggettivo, ma diciamo che in genere le palpitazioni, il cardiopalmo, sono il sintomo più specifico di queste aritmie, oppure talvolta una stanchezza particolare. Lo stress? Che definiamo come stress, ma talvolta è proprio un'aritmia, come una fibrillazione atriale, che può essere sottesa come stress, ma può essere anche una vera e propria aritmia. Beh, c'è il caso, ce lo hanno raccontato molti medici, psicoterapeuti, degli attacchi di panico che spesso vengono scambiati proprio per problemi al cuore inizialmente, perché la sintomatologia è molto simile, soprattutto la prima volta che si presenta. Purtroppo ahimè sì, e sono tanto frequenti. Ho un sacco di pazienti che sono stati trattati con benzodiazepine, addirittura anche a schiaffi, perché dice stai esagerando, mentre invece erano poveracci, delle aritmie sincronizzate che erano fortemente sintomatiche, hanno proprio questa sensazione di soffocare, come se il cuore volesse uscire dal petto, un senso di morte improvvisa che talora è confuso, gli attacchi di panico. Esatto, un problema proprio organico. Per quanto riguarda l'intervento, siccome lei è un cardiologo interventista, qui cerchiamo di chiarire, parliamo di chirurgia o no? Non è una Siamo al limite. Esatto, diciamo che sarebbe brutta la parola ibrido, ma di chirurgico non facciamo tagli. Noi le uniche cose che facciamo se no sarebbe stato Dario Argento, visto il cuore. Facciamo degli accessi vascolari sostanzialmente, attraverso cui inseriamo le sondine e ricostruiamo una mappa, si dice elettroanatomica, una mappa elettrica del cuore. Andiamo a indurre, a scatenare le aritmie e le confrontiamo con la clinica, con le sensazioni, e dopodiché, se riconosciamo dei cortocircuiti o delle zone particolari da cui origine, andiamo a fare una piccola bruciatura o un trattamento con il freddo, che in un'elevata percentuale
di casi è estremamente efficace, senza recidive e cambia proprio la vita del paziente. In alcuni casi addirittura riduce il rischio di mortalità in alcuni pazienti. Questo è un supporto recente in campo cardiologico? Allora, un po' che esiste, diciamo che perché sa, oggi si parla molto di mini-invasività in ogni campo, no? Anche per, come dire, dimostrare giustamente il fatto che la tecnologia è entrata prepotentemente anche e giustamente nel settore medico-chirurgico. Allora, nelle sue prime esperienze è relativamente recente. Sì. Nelle modalità più avanzate che noi applichiamo oggi, l'utilizzo della robotica, l'utilizzo di sistemi di mappaggio elettroanatomici tridimensionali, ricostruzioni di immagini, è altamente recente. Mi spiego, per fare alcune procedure tanti anni fa si davano 30, 40, 50 minuti di raggi X, oggi abbiamo abbattuto gli stessi tempi per la stessa procedura a 3-4 minuti. In alcuni casi addirittura non usiamo neanche più i raggi, per cui ci siamo migliorati, ci siamo perfezionati, oggi riusciamo a fare cose che anni fa erano impensabili. Benissimo, tutto questo, dottor Borrelli, dove? Io tutto ciò lo faccio sia al Policlinico Casilino oppure a casa di cura in cui si sana, e visito in diversi centri naturalmente. Ovviamente su Roma e dintorni. E dintorni, sì, sì, sì. Questo è importante. Io vi ricordo che per qualsiasi informazione innanzitutto potete andare a cercare Alessio Borrelli su LinkedIn, ovviamente la piattaforma per i professionisti, lo trovate proprio come Alessio Borrelli, e poi ovviamente ci sono tutti i contatti e i numeri di telefono che potete trovare anche sulla nostra pagina Facebook, cercando proprio Alessio Borrelli, che abbiamo avuto il piacere di avere qui ai microfoni di Radio Radio. Grazie, dottor Alessio Borrelli. Grazie a voi, saluto tutti.